un primo passo importante in un progetto di mobilità sostenibile della nostra città. I carri attrezzi, un servizio che torna dopo molto tempo, al quale abbiamo fortemente lavorato e l'abbiamo fortemente voluto grazie ad una procedura di evidenza pubblica che oggi individua un operatore del mercato che diventa amico, partner della civiltà e delle esigenze della città di Napoli. Dall'altra parte un primo passo perché siamo impegnati a realizzare un piano pubblico per la sosta, per gli abitanti e per i residenti e il potenziamento del trasporto pubblico. Nel frattempo però un segnale chiaro, soprattutto a tutelare le fragilità e il diritto alla città delle napoletane e dei napoletani e non solo. E quindi partiremo con dei focus importanti. In primo luogo il supporto ai diversamente abili, il supporto alle persone con disabilità e quindi liberare i nostri marciapiedi che sono spazi per i pedoni, sono spazi per i neogenitori con il carrozzino. Poi un intervento per quanto riguarda il supporto al trasporto d'emergenza, le nostre autoambulanze. Ed è anche molto importante sapere che su tutti i 25 carri attrezzi targati Comune di Napoli ci saranno i defibrillatori e quindi andiamo molto a potenziare il servizio d'emergenza, il trasporto pubblico a supporto quindi delle tratte, delle linee dei nostri pullman, dei nostri tram, perché quante volte si va in impasse perché una doppia fila va poi a impedire il passaggio del mezzo di trasporto pubblico, il presidio delle corsie per i taxi, perché i tassisti sono assolutamente una risorsa e vanno valorizzati all'interno della nostra città nel piano di mobilità, e poi la parola bellezza. Grazie ad ASIA, infatti, un piano dedicato quartiere per quartiere di spazzamento delle nostre strade. E per spazzare bene abbiamo bisogno che le strade siano libere, soprattutto vicino al marciapiede, della sosta delle auto. E quindi noi daremo indicazioni, ovviamente, un invito alla cittadinanza per quella mattinata o per quella serata a non parcheggiare, se qualcuno fosse distratto, abbiamo lo strumento per intervenire. Voglio ringraziare quindi il comando della Polizia Locale e i partner di questa iniziativa che in questi anni hanno battagliato per l'interesse della città e delle istituzioni affinché questo progetto ci fosse e quindi l'ACI Club Napoli che è presieduto da Antonio Coppola e il nostro prefetto, la Prefettura di Napoli guidata da Sua Eccellenza Marco Valentini. Diciamo poco fa che sicuramente è un passo in avanti importante per la città questo, e di tutte le cose utili che si possono fare utilizzando questi nuovi strumenti, quella che mi sta più a cuore è la tutela dell'incolumità pubblica, data la conformazione delle vie di Napoli, no? Che spesso sono molto strette e i mezzi di soccorso hanno difficoltà a passare. Proprio nei giorni scorsi, ho parlato anche con persone che si occupano di spettacoli teatrali e spesso succede che automobili si fermano davanti alle uscite di sicurezza e questo comporta addirittura la conseguenza che dovrebbe essere sospeso lo spettacolo, no? Quindi la possibilità adesso per i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco di transitare più liberamente, di togliere un eventuale ostacolo più liberamente sicuramente garantisce anche maggiore qualità della vita alla città, oltre a farci respirare comunque un sistema di maggiori regole, di maggiore ordine nella vita della città. Finalmente, dico io, Troisi avrebbe detto scusate il ritardo, ma alla fine l'importante è quello che conta, è che questo servizio, che è indispensabile in tutte le grosse città metropolitane italiane, ci sia anche a Napoli. Era un'anomalia che va sanata, che è stata sanata, questo soprattutto per dare ordine alla circolazione e alla mobilità sulle strade, nell'interesse degli automobilisti che non devono essere costretti a lunghe code oppure a non usare l'automobile che rappresenta un diritto inalienabile, sancito anche dalla Costituzione. Il problema non è quello di, rimuovere le auto in sosta o fare multe, perché questi sono gli effetti di una malattia che ha altre cause. Credo che bisogna combattere anche quelle cause per risolvere il problema in via strutturale, cioè la mancanza di parcheggi in sopraelevata, in sotterranea e quindi rinforzare anche l'organico del Corpo dei Vigili Urbani,
fare tutte quelle cose che normalmente si fanno in una conurbazione urbana dove gravitano 3 milioni di abitanti con oltre 1 milione di veicoli. Napoli è al di sotto della media nazionale, quindi non è colpa della quantità di automobilisti. Purtroppo la città non si è dotata di parcheggi dalla legge Bucalossi in poi, non ha usufruito dei finanziamenti che ci furono stanziati tanti anni fa, quindi ereditiamo questa situazione alla quale oggi poniamo un freno.